Buonasera. Buonasera. Suppongo tu abbia rivisto la partita di Empoli. Volevo sapere se a freddo hai tratto le stesse conclusioni che hai tratto a caldo, insomma, i motivi di questo primo, diciamo, scivolone. La partita è stata compromessa da due errori difensivi, e per difensivi intendo di squadra, perché ovviamente quando prendi gol ci sono sempre degli errori, non ce n'è mai solamente uno. Se prendiamo in esame i due gol, cioè, ad esempio il secondo gol viene da un'aggressione fatta con il tempo giusto praticamente nell'area loro, o lateralmente, però siamo andati senza frenare, facendosi saltare. E poi da lì parte un'azione, poi da lì una serie di errori. Quindi quando dico errori difensivi, dico errori difensivi di squadra, non dei difensori. Il problema sostanziale dell'ultima partita è che siamo stati per la prima volta un po' troppo lunghi. Secondo me abbiamo avuto un po' di timore dei loro attaccanti, che ovviamente sono attaccanti molto bravi, che giocano su queste cose qua, tendevano ad allungarci, e noi invece di lavorare con coraggio sulla palla abbiamo lavorato di più sugli avversari, e quindi ci siamo allungati un po' troppo. E in una di queste circostanze, ad esempio, è venuto fuori il primo gol, dove sostanzialmente la linea difensiva era in braccio al portiere, cosa che fino a questo momento non si era mai verificata e non si deve mai più verificare, perché quando ci si allunga si va sempre molto in difficoltà. Abbiamo corso molto rispetto alle altre partite, ma abbiamo corso molto perché quando tu ti allunghi e non sei aggressivo in avanti, per forza di cose, essendo una squadra che vuole essere aggressiva in avanti, se tu aggredisci in avanti la difesa non segue, e per forza di cose gli altri ricevono palla, si girano e tu devi fare 50 metri di corsa all'indietro. E quindi questo è stato il problema principale, soprattutto nella prima parte di gioco. Poi sono venuti questi, abbiamo fatto, commesso questi errori difensivi che ci sono costati dei gol, e lì la partita è stata compromessa. Compromessa perché siamo andati sotto di due gol, ma c'è stata assolutamente la reazione della squadra. La squadra ha fatto una buonissima partita. Probabilmente non siamo stati così determinanti negli ultimi 15 metri, ma la squadra ha giocato alla pari, se non meglio, dell'Empoli, e ci è mancato quel cinismo che non ci ha consentito magari di fare un gol nel primo tempo per poter riaprire la partita. Risultato secondo me pesante, bugiardo, che ha condizionato un po' tutto l'ambiente. Ed è venuto meno quel famoso equilibrio di cui parlo sempre. Bisogna essere molto più attenti ai giudizi, mi sono sembrati giudizi troppo brutali. Abbiamo sbagliato sicuramente, abbiamo commesso degli errori. Sono venuti casualmente contro una squadra forte, ma diciamo che ci siamo più fatti male da soli noi che più per la bravura dell'altra squadra, ecco. Quindi è capitato con l'Empoli, sarebbe potuto capitare con chiunque. Quindi puntini, puntini, due punti a capo, non sono preoccupato, sono sereno, eliminiamo gli errori, siamo coscienti di quello che abbiamo fatto bene, siamo coscienti di quello che abbiamo fatto male, migliorandolo, ma senza nessun tipo di problema. Mister, nella partita scorsa, per far riposare un po' Carraro, ha messo Balic nel ruolo di regista, che lui stesso ha detto è quello che preferisce. Sì. Ha pagato, secondo lei, anche lui l'impatto sbagliato della gara, insomma, l'avvio difficile della squadra, o ancora non è al top della condizione o dentro i meccanismi, non lo so, cioè, come l'ha visto?
Ma Balic in questo momento non è quello che conosco io, ve lo posso assicurare. Balic è un altro giocatore, in questo momento sta avendo delle difficoltà. Ero convinto del contrario prima della partita, così siete contenti. Però un allenatore va a sensazione anche da quello che vede negli allenamenti. Purtroppo è andato in difficoltà per un po' di motivi. Uno, perché non sta benissimo, perché ovviamente aveva giocato poco fino a quel momento. Perché la Serie B non è la Serie A, perché la B è un campionato diverso, un campionato dove ci vogliono delle caratteristiche diverse, bisogna mettere in campo magari più furore agonistico, più cattiveria, perché comunque in B ti saltano addosso, in A non è così, e quindi si deve anche lui un po' abituare alla categoria. Ma anche qui ho visto giudizi un po' troppo definitivi, e i giudizi definitivi non vanno mai bene. Sta avendo qualche difficoltà, come la sta avendo qualcun altro, ma bisogna aspettarlo. In tranquillità, ci sono altri giocatori che stanno bene, forse meglio di lui in questo momento. In questo momento giocheranno altri, quando sarà pronto toccherà a lui, per tornare a essere protagonista. Tutto qua, niente di eclatante. Sì, io invece faccio una disamina globale, al di là dei singoli episodi, come dicevi effettivamente tu, che ci possono stare, però è un dato di fatto che finora il Perugia, è a parte lo Spezia, è la squadra che ha subito più reti nel primo tempo. Significa qualcosa oppure è un dato casuale? È assolutamente casuale, anche perché se andiamo ad analizzare... Se andiamo ad analizzare i gol che abbiamo preso, insomma, se voi definite il gol con il Frosinone iniziale una mancanza di concentrazione, siamo completamente fuori strada. Cioè, è stata assolutamente una casualità. Siamo partiti a 2000 all'ora, abbiamo creato 5 palle gol nella prima mezz'ora. La prima volta che è arrivato, hanno buttato una palla in mezzo e abbiamo sbagliato qualcosina, abbiamo preso gol, ma è assolutamente casuale. Cioè, io non credo a queste cose. Anche perché io dopo la partita con l'Empoli ho detto che c'è stato un approccio mentale sbagliato, ma lungeva da me assolutamente riferirmi all'atteggiamento di una squadra che era presuntuosa o questi motivi qui, assolutamente no, anzi, noi siamo stati fin troppo umili, perché secondo me a livello di atteggiamento difensivo siamo stati timorosi rispetto alle altre partite, quindi esattamente il contrario. Io per atteggiamento mi riferivo a una squadra che avrebbe dovuto avere molta più sicurezza in quello che ha fatto fino a questo momento e che domenica è mancato, quindi sicurezza di stare alti con la linea, di stare corti, di non temere gli avversari, soprattutto gli attaccanti che ci allungavano, ma di fare quello che avevamo fatto fino a questo momento. Probabilmente è proprio esattamente il contrario, non è che non siamo stati umili, siamo stati troppo timorosi, secondo me. Proiettiamo sulla gara di domani, il Pisa verrà a Perugia per giocarcela senza tanti tatticismi. Perugia modificherà qualcosa a livello tattico rispetto alla gara di Empoli? A livello tattico la squadra si modifica in campo a seconda di quelle che sono le esigenze. Io metto 11 giocatori in campo e poi loro si muovono. Ed è quello che è il nostro obiettivo, quello di saperci adattare alla partita come è sempre stato fino a questo momento. Se prendiamo ad esame la partita con il Frosinone, noi praticamente abbiamo cambiato 4 moduli a seconda delle esigenze della partita. Ci siamo messi prima a 4, poi a 3, poi a 5, a seconda di come si muovevano gli altri. Quindi l'aspetto dei moduli sono assolutamente non importanti, ma l'importante è sapersi muovere in campo, prendere i riferimenti degli avversari a seconda di come gli altri giocano, sui loro punti di forza e sui loro punti deboli. Il Pisa è una squadra che fino a questo momento ha giocato quasi sempre a 5, a volte ha giocato a 4, è una squadra che prende molto l'ampiezza del campo, è una squadra che non ha timore, che è solida, è convinta dei propri mezzi, sta viaggiando sulle ali dell'entusiasmo di un campionato vinto e di una partenza sicuramente brillante in Serie B. E quindi non ha nulla da perdere, come hai detto tu, verrà qua a fare la partita,
tenendo in considerazione che è una squadra anche solida, una squadra che, se andiamo a vedere le statistiche, è la prima per duelli vinti, e quindi questo ti dà l'idea di che tipo di squadra possa essere, cioè una squadra solida, una squadra che sicuramente mette sempre in difficoltà le altre squadre sul piano del gioco, perché ti lascia pochi spazi, e quindi domani sarà una partita simil Juve Stabia. Vediamo se abbiamo fatto un passo in avanti, se siamo migliorati rispetto alla Juve Stabia, a capire come dobbiamo affrontare la partita. Mister, vado un pochino fuori tema, in questo senso, a un altro allenatore non gliel'avrei fatta la domanda, a lei gliela faccio. Lei dice sempre che non crede nella fortuna. Nella fortuna tipo scaramanzia o nella fortuna quella citata da Machiavelli, cioè che deve accompagnare sempre la virtù, le qualità del soggetto? No, io sono tutto fuorché scaramantico, non lo sono, questo non lo sono mai stato, non mi interessa, sono argomenti che non mi toccano. Per quanto riguarda la fortuna, sono convinto che la fortuna te la debba andare a ricercare tu. Se sei un negativo, se sei un pessimista, sicuramente sei sfigato, questo penso io. Se sei un positivo, se sei un ottimista, la fortuna viene dalla tua parte. Poi che cos'è la fortuna? Nella fortuna c'è sempre la bravura di qualcuno e il demerito di qualcun altro. Se tu sei a tu per tu con il portiere, che sfiga, ci ha fatto una paratona incredibile, è stato bravo il portiere, non è sfortuna. E certo, ogni tanto un po' di sfortuna, tipo un rimpallo che ti va all'angolino, quello ci sta, però io penso sempre che prima di fare un rimpallo avresti potuto mettere una pezza. Questo è, secondo me, l'essere positivi. Quindi evitare di arrivare all'ultimo momento in cui quella famosa, tra virgolette, sfortuna ti viene contro. Probabilmente avresti dovuto fare qualcosa prima per evitarlo. Mister, si aspettava un avvio così di campionato del Pisa, considerando che è una squadra che non ha ancora mai perso in trasferta e che ha sempre segnato? Cosa teme di più per la gara di domani? Ma io non mi aspetto mai niente dal campionato di Serie B o comunque dal calcio in generale. Il calcio è tutto il contrario di tutto. Le frasi fatte, squadra che vince non si cambia, sono tutte stronzate. Com'è? No, ma è così, cioè così. Chi è che, per chi lo dice? Cos'è? Una aritmetica, matematica, scienze, fisica? Fisica quantistica, cos'è? Che vuol dire? Cioè, non ha senso, anche perché squadra che vince non si cambia, vuol dire che allora tengo sempre gli stessi e facciamo 108 punti a fine campionato, cioè, non ho capito. Cioè, quindi queste sono assolutamente cose assurde. Il Pisa è una squadra, io mi baso sempre su quello che vedo. Il Pisa è una squadra solida, che sta facendo benissimo, che se la sta giocando con tutti, con chiunque, ha messo in difficoltà squadre anche più blasonate sulla carta, perché parliamo solo di carta, e quindi in questo momento il Pisa è una squadra che sicuramente ha messo in difficoltà chiunque e ha le carte per poter mettere in difficoltà anche noi. Dovremmo essere bravi noi a farci mettere il meno possibile in difficoltà, stare attenti, avere rispetto di una squadra che sta facendo un grande campionato. Dal punto di vista extra calcistico è stata una settimana un po' complicata. Volevo capire se dentro lo spogliatoio ci siano state ripercussioni anche sottili, anche lievi, di qualsiasi tipo, oppure questa cosa proprio non vi tocca neanche di striscio. Assolutamente, guardate, gli unici che hanno avuto problemi siete stati voi, che una settimana che scrivete di turnover, cose sbagliate, così, e tutte quelle persone che sparano sentenze su cose che fanno parte del calcio.
Cambiare un giocatore, mettere in campo un altro, dire che ci sono stati dei cambi senza senso, non c'è, no, l'allenatore può sbagliare, deve sbagliare, ha il compito anche di sbagliare, perché l'allenatore se non provi non sbagli, e si assume le sue responsabilità, ma come vi ho detto prima, il calcio è tutto il contrario di tutto, c'è sempre e comunque una motivazione ad ogni cosa che fa l'allenatore. Poi può essere giusta o sbagliata, ma se voi mi chiedete perché hai fatto giocare quello, perché hai fatto giocare quell'altro, io vi do sempre la motivazione, che è una motivazione pre-gara. Poi dopo la gara serve a quello l'allenatore. Dopo la gara un allenatore vede e si rende conto di tante cose. Ma su qualsiasi giocatore che va in campo c'è sempre una motivazione dietro. Perché l'allenatore deve tener conto dell'aspetto mentale, dell'aspetto fisico, dell'aspetto tecnico e dell'aspetto tattico. E quindi la motivazione c'è sempre, sempre e comunque. Poi, se una formazione va in campo e la squadra vince, l'allenatore ha azzeccato. Se la squadra va in campo e la squadra perde, l'allenatore ha sbagliato. Se fa i cambi e cambia la partita, come è successo a Empoli, ha azzeccato. Se succede come a Empoli, che si fanno i cambi e non succede nulla, l'allenatore ha sbagliato, e questo è il nostro mestiere, purtroppo. Anche perché la risposta potrebbe essere: perché non hanno giocato gli stessi? Ma non mi sembra che chi è entrato, che aveva giocato una partita prima, ha cambiato la partita. Prego. Lei ha già spiegato questa cosa, sì. Ma io non parlavo di questo, parlavo della settimana difficile fuori dal campo, quella che ha investito la società, e volevo sapere se c'era stata ripercussione dentro. Ma io ho risposto così perché non volevo rispondere alla tua domanda. non so, ho letto qualcosa, io non posso esprimermi perché non conosco i fatti, e quando non si conoscono i fatti non si possono esprimere giudizi. Queste sono cose che riguardano la società. Ho parlato in settimana un paio di volte con il presidente, 3-4 volte con il direttore sportivo, tutti i giorni con Pizzimenti, e mi sembravano molto sereni, quindi non credo che ci siano tutti questi problemi. Senti, prima hai parlato riferendoti alla partita di Empoli, che è venuto un po' meno l'equilibrio, no? Alla ricerca di questo equilibrio, quanto cambia giocare magari con due giocatori sulla tre quarti rispetto a uno? Non cambia niente. Non cambia niente, nel senso che cambiano le caratteristiche dei giocatori. Fernandez non è Falcinelli, Buonaiuto non è Capone, Iemmello non è Falcinelli, e sulla base di quello che ho detto prima, l'allenatore fa delle sue considerazioni. Prepara una partita, cerca di capire quali sono i punti deboli, i punti forti del Pisa. Io, allenatore Massimo Oddo, nelle mie squadre voglio sempre tanta aggressività in avanti, e anche quello è un fattore importante. A seconda della tipologia di gioco, di modulo che ha una squadra, io cerco di mettere in campo giocatori che mi possono consentire il più possibile di giocare nella metà campo avversaria, quando si può, ma non cambia niente. Io posso anche giocare con due punte, ma una delle due si abbassa e diventa trequartista, cioè, però è ovvio che se il trequartista lo fa Falcinelli è una cosa, se lo fa Fernandez è un'altra, perché le caratteristiche sono assolutamente, assolutamente diverse. Mi ricordo che fino a poco tempo fa contestavate il fatto che c'erano due trequartisti perché la punta era troppo sola, adesso volete due trequartisti. No, ne ho letto qualcosa. No, ma io non sto facendo polemica, ci mancherebbe. Mi diverto perché sono, questo è il bello del calcio, no? E a me non interessano particolarmente queste cose. Io vedo la partita, vedo chi, sulla base di quello che vi ho detto prima, sulle considerazioni che un allenatore fa, e cerco il più possibile di mettere una squadra che sia adatta al tipo di partita. Poi le partite il più delle volte non sono mai come te le aspetti, e quindi poi i cambi sono fatti anche per cercare di modificare quando ci si riesce. Mister,
Però in una rosa ci sono giocatori e giocatori, no? Nel senso, magari Fernandez o Capone sono ragazzi rispetto a Iemmel e Falcinelli che hanno un blasone, un ingaggio, un costo per portarli qui. L'impressione che ancora, al di là anche un po' delle difficoltà forse atletiche di Falcinelli che non giocava da tanto, che manca un po' di intesa, no? E pensa che questa è una delle cose forse più importanti su collaborare, visto anche lo sforzo che ha fatto la società, nel senso è difficile lasciare sempre uno dei due in panchina. Infatti l'ho fatto giocare. No, sì, però, questa, lei come la vede? Questa è una cosa su cui... No, sono non problemi, non sono problematiche che un allenatore ha, anche quelle sono cose su cui un allenatore si deve imbattere. Cioè, un allenatore deve essere il più possibile razionale, ma poi ci deve mettere la sua irrazionalità, perché poi ci sono cose che vanno oltre, no? Un allenatore non si può permettere di perdere giocatori per strada, soprattutto se sono giocatori importanti. Balic è un giocatore molto importante, per come lo vedo io, lo sarà, magari in questo momento sicuramente non lo è stato, ma lo sarà sicuramente. Falcinelli è un giocatore troppo importante per questo Perugia, e quindi la gestione di questi giocatori è una gestione complicata, e a volte un allenatore può fare anche scelte, come vi dicevo nell'ultima volta, anche conservative, no? Gestionali, di futuro. Ci sono tanti aspetti molto, molto complicati su cui un allenatore, prima di fare una scelta, pensa molto. Quindi non conta solo l'aspetto tecnico e tattico, conta anche l'aspetto emotivo, e conta tanto il futuro, secondo me, non conta soltanto il presente. Come batti spesso sul discorso mentale, l'hai fatto anche dopo la partita con parole, dopo la partita di Empoli, insomma, con parole anche abbastanza eloquenti. Mi chiedevo, in questa settimana, considerato anche il contesto, appunto, diciamo, che ti senti un pochino, senti un po' la squadra attaccata da un certo punto di vista, insomma, che si è perso quell'equilibrio che chiedevi, questo mi sembra aver capito che dicevi. Ecco, come hai lavorato sull'aspetto mentale in questa settimana, quindi con la squadra, per risolvere quegli errori di cui parlavamo anche nell'approccio? Io ho detto semplicemente quello che penso. Ho detto alla squadra che abbiamo fatto, che ci siamo fatti male da soli, che abbiamo subito due gol sicuramente brutti da subire, un altro in cui probabilmente sono stati bravi anche loro, ma due gol assolutamente da evitare in futuro, che avremmo dovuto avere più coraggio, perché poi abbiamo dimostrato sul campo di giocarcela assolutamente alla pari con l'Empoli, quindi di non uscire da questa gara con la testa bassa o ridimensionati assolutamente, come non dovevamo uscire particolarmente saltati dalla gara col Frosinone. Quando parlo di equilibrio, è un equilibrio anche interno nostro, di spogliatoio. Noi dobbiamo assolutamente tenere sempre alto l'entusiasmo che inevitabilmente poi dopo ogni sconfitta si prova sempre a far calare. Questo non deve mai calare, cioè noi dobbiamo avere un equilibrio in questo senso, nel senso che dobbiamo essere consapevoli, e io sono convinto di questo, poi qualcuno può essere d'accordo con me, altri no, ma io penso così, penso che è stata, questa sconfitta sia stata una sconfitta casuale, una sconfitta in cui ci siamo fatti più male noi che viceversa l'Empoli abbia fatto male a noi? Per me sì, per me è stato così, frutto anche di qualche errore mio personale, sicuramente sì, ci mancherebbe, chi non sbaglia. Se mi chiedete oggi se avrei cambiato qualcosa alla formazione iniziale di Empoli, vi dico sì, non ho paura di dire il contrario, ma prima delle partite è difficile, estremamente difficile, anche con la Juve Stabia. Carraro ad esempio veniva da due partite incredibili in nazionali e aveva sempre giocato con noi, poi con la Juve Stabia gli è mancata un po' di lucidità, probabilmente per stanchezza. Anche questa riflessione avevo fatto. Ha fatto due partite, magari adesso non è così lucido, facciamo giocare Balic. E invece probabilmente ho sbagliato, non lo so.
magari Carrara avrebbe fatto peggio, questo non posso saperlo, però anche questa, come vedete, è una motivazione. E quindi se c'è una regola non scritta con me è che la famosa squadra che vince non si cambia, non esiste con me. Per me esiste, quelli che penso che in questa partita possano fare bene vanno in campo, poi posso sbagliare e cerchiamo di mettere rimedio, prendere con filosofia gli errori commessi e guardare al futuro, conoscere meglio i giocatori, perché anche da queste cose si conoscono i giocatori, i ragazzi, e cercare di evitare il meno possibile gli errori in futuro, tutto qua. Ma il succo di tutto questo discorso è che il Perugia c'è, il Perugia è una squadra che sta facendo bene, che sta crescendo, che ha enormi margini di miglioramento, che ogni tanto ha dei blackout, che in alcune circostanze deve essere più convinta di quello che fa, ma è un percorso normalissimo di crescita che dobbiamo affrontare e affronteremo in futuro. Se saremo capaci di migliorarci, se saremo capaci di essere equilibrati, se saremo capaci di affrontare meglio le sconfitte e trarne benefici da queste, sicuramente possiamo diventare una squadra molto in gamba. Posto. Dicevo la riga, la Pro Maximo.